Oggi onoriamo gli amici napoletani. Famo pasta e patata alla napoletana, però rivisitata da me. Ingredienti: patata rossa, culatello, guanciale, pomodori pachino, alloro, aglio, sedano, carota e cipolla già tritata, scamorza affumicata. Io ci metto quella affumicata, non mi agolate. Pagnotta casareccia cotta a legna. Di taloni lisci. Per fare un piatto perfetto, non vi scordate di sbattere la padella. Un filo d'olio, non esagerate. Tritate l'aglio e buttatelo dentro. Due foglie di alloro, sempre a fuoco lento, dobbiamo far uscire gli aromi. Sedano, carota e cipolla, lasciatelo rosolare a fiamma lenta. Culatello tagliato a dadini e insieme buttiamo il guanciale. Ho messo una carne magra e una grassa, lo sai perché? Perché so Tommy al cuoco. Adesso buttiamo le patate dentro. Mi raccomando, sempre a fuoco lento, non andate corsa. Ricordate di girarle sempre perché si attaccano. Le devi lasciare brustolire le patate. Pepe. Poco, eh. Aggiustiamolo con un pochettino di sale. Un pizzico veramente. Quando le patate sono rosolate, aggiungete i pomodori. Famo cuocere i pomodori per 5 minuti, poi aggiungiamo un litro di acqua. Adesso lasciamola cuocere per 4 ore a fuoco lento. Passate le 4 ore, alzate la fiamma e buttate la pasta dentro il Golfo de Napoli. Se risulta troppo asciutta, aggiungete altro mezzo litro d'acqua. L'acqua va buttata intorno alla pentola, altrimenti rischi di abbassare la temperatura. Adesso copriamolo lasciando uno spiraglio d'aria. Mentre si cuoce la pasta, andiamo a svuotare sto pane. Scavatela bene perché la piattiamo qua dentro. Oh, voi che ci avete l'unghiette, scavatela bene. Muovio la padella perché vi devo fare due magie. Guarda che crema, bomber! Prima magia, parmigiano. E saltatela. Seconda magia, spengete il fuoco e buttiamo la provola. Quando preparo questi piatti mi emoziono sempre. Ammazza che fenomeno! Mi sembro quasi Tommy al cuoco. Impiattiamo sta crema.
scusate se non sono riuscito a zozzarvi oggi. Wewe, andiamo a assaggio. Che Dio me benedica. Ma spire tanto sentimento. E dopo questa mi potete chiamare Maradona della pasta e patate. Eppure gli amici di Napoli l'avevamo onorati alla grande. Uè uè, alla prossima ricetta.